Ha avuto come epilogo un'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino, una singolare e delicata vicenda che ha avuto come momento culmine l'occupazione abusiva di una casa popolare ubicata a Perrone, perpetrata da una coppia di giovani coniugi, genitori di un bambino di 18 mesi. Secondo una ricostruzione attendibile dei fatti, i due si sono introdotti nottetempo in un appartamento di una palazzina di via Cumana che la legittima assegnataria aveva temporaneamente abbandonato dal momento che la casa necessitava di urgenti lavori di manutenzione a causa di un'infiltrazione d'acqua. Già nell'imminenza dei fatti, sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia di Ischia guidati dal vicequestore Ciro Re, che pur agendo con tatto e delicatezza, vista la situazione particolare, non hanno potuto fare altro che denunciare all'autorità giudiziaria l'uomo e la donna per l'occupazione abusiva dell'immobile. Nel frattempo sono intervenuti anche gli assistenti sociali che hanno sottratto il piccolo bambino ai genitori per affidarlo ad alcuni loro parenti. A mettere la parola fine ci ha pensato l'ordinanza sindacale che ha stabilito che l'abitazione doveva essere sgomberata ad horas dal momento che la stessa era inagibile e dunque rappresentava un pericolo anche per l'incolumità degli occupanti. Questa mattina l'ultimo atto quando sul posto si sono portati polizia e vigili urbani per eseguire il provvedimento.